Rieccoci, scusateci, un piccolo problema tecnico. Ritornati in diretta subito. Ci scusiamo con tutti i nostri spettatori. La partita è ancora in corso di svolgimento, 57-44 per Timoaio, che sbaglia la conclusione da tre punti con Antonio Watson. Il lancio lungo intercettato da Maranville, che evita l'intervento dell'avversario. Watson si lancia a tutta velocità in contropiede, qualche tocco a rimbalzo, esce vincitore la Stella Azzurra, riparte Boa a tutto motore e appoggia a canestro in sottomano il meno 11 per i suoi 16 punti per Pole Boa. Haraway uno contro uno contro Klatze, che alza la parabola. Simmons a rimbalzo, vediamo a chi viene fischiato il fallo. Fallo fischiato a Thomas Reale. Cambio, allora fallo fischiato, ci scusiamo, a Simmons, che abbandona il campo. Rientra il gigante di Timoaio, Matt Vancomen. Stella in possesso di palla con Thomas Reale. Filippo Motta dal lato, la palla per Reale da tre punti, ci prova di nuovo, a segno Thomas Reale, quarta tripla a segno della sua partita. 14° punto per il playmakerino della Stella. Watson, il passaggio per Vancomen, speso il fallo da parte di Klatze, che è su di lui. Ci saranno due liberi per Vancomen. Il primo a segno, bella meccanica di tiro da parte del lungo americano, nonostante i suoi 224 centimetri, ripetiamo. Lungo il secondo, rimbalzo per la Stella controllato da Klatzek, è Reale ancora in palleggio, la palla a Felipe Motta, si butta dentro, floater dalla media distanza, è sbagliato, la lotta furiosa, rimbalzo, vediamo chi esce da questa mischia stile rugby. Palla contesa che ovviamente non verrà alzata, la freccia premia gli americani di Timoaio. Maranville, la rimessa per Haraway contro Thomas Reale, accusa un po' di stanchezza Haraway nella sua andatura. Esce Watson dai blocchi, servito invece Davis, salto basso con Vancomen, salta e Boa, ma non può fare niente, niente contro i 224 centimetri di Matt Vancomen, che quando riceve vicino a canestro è inarrestabile. Klatzek, bello il passaggio per il taglio di Zoska, che appoggia in sottomano rovesciato il meno 9. 60-51 per Timoaio, 60-51 per Timoaio quando mancano 4 minuti e 20 alla fine del terzo quarto. Davis si arresta dalla linea del tiro libero, sbaglia il rimbalzo della Stella Azzurra con Thomas Reale. Watson cerca di recuperare la palla e costringe Kasper Klatzek all'infrazione di passi. L'errore qui, più che di Klatzek, è di Reale, che ha dato la palla a un compagno in corsa non accorgendosi che l'avversario gli stava veramente a pochi centimetri. Quindi c'è un'altra palla persa per la Stella. Haraway ancora in palleggio, sempre Haraway, Reale contro di lui, il blocco di Vancomen. Haraway si mette in proprio, la palla dentro, 3 secondi fischiati a Vancomen. Bel lavoro di Reale, che ha cercato di ritardare la ricezione dell'avversario e l'ha costretto a commettere infrazione di 3 secondi. Ora è proprio lo stesso Reale a portare la palla per la Stella. Motta, arresto e tiro dalla linea del tiro libero, è sbagliato, lotta a rimbalzo, esce vincitore ancora la Stella Azzurra con il numero 20 Mabor Dutt, che è riuscito a contrastare Vancomen e non gli ha permesso il rimbalzo. Reale sul lato, il blocco di Dutt, ancora Reale in palleggio, la palla per Zoska che va lunghissimo con la conclusione da tre punti, però il possesso è ancora per la Stella. 6 secondi sul cronometro dei 24 secondi.
Motta, rimessa dal fondo, i blocchi a liberare Zosca, fallo in attacco fischiato a Mabordut, reo di aver commesso un blocco in movimento, e quindi il possesso torna di nuovo nelle mani di Timo Aio, con Maranville che affida il pallone sempre a Brandon Haraway. Contro Reale, doppio blocco alto per lui, sfrutta quello di Van Comen, c'è il cambio difensivo, la palla per Von Cameron Davis da tre punti che sbaglia, lotta furiosa, rimbalzo, ne esce vincitore il più piccolo in campo, Thomas Reale. Fosca, la palla per, di nuovo per Reale, il blocco a contenere di Eboa, Reale da tre punti, sbaglia di poco, il rimbalzo di Dutt che giganteggia in mezzo all'area e trova i due punti, meno 7 per la Stella. 60-53, 3 minuti alla fine del terzo quarto, Arau in palleggio, gli caccia la palla Reale, uno contro uno di Haraway, arriva il blocco di Watson, cambio difensivo, sale Dutt a contrastare Haraway, fallo antisportivo chiamato Haraway. Vi raccontiamo cos'è successo. Haraway è riuscito a trovare i due punti contro Dutt, nell'esultanza ha commesso un fallo a gioco fermo contro Dutt, chiamata pesante e controversa, perché oltre appunto ad essere dubbia, si tratta del quarto fallo di Brandon Haraway, e quindi coach Kortsen è costretto a far uscire il suo numero 5. Rientra Simmons in campo, visibilmente arrabbiato Haraway con questa decisione. Sarà Motta ad amministrare i due tiri liberi dell'antisportivo, anche se ci sembrava che il fallo fosse stato Dutt a subirlo. Il primo è sbagliato. Sbaglia anche il secondo per la gioia degli americani. Qua siamo a Lissone, in Brianza, molto vicini a Milano. A Milano si dice San Juan Famingengan, e anche in questo caso il proverbio è stato rispettato. Dopo un fischio controverso c'è stato lo 0-2 da parte di Motta. È proprio Felipe Motta in possesso di palla, e Boa riceve e tira da 2, 6-2, 5-5, ancora meno 7 per la Stella in questa appassionante finale del torneo di Lissone. Servito dentro Simmons, li caccia la palla a Motta, possesso ancora per Timo Aio. Gli americani hanno cercato lo strappo in questo terzo quarto, ma la Stella è riuscita bene a rientrare in partita. Davis in possesso di palla, servito Van Comen vicino a canestro, Watson da 9 metri, Antonio Watson infallibile, 10 per Timo Aio. Reale, vediamo come risponde la Stella. E Boa contro Davis, ancora Reale, sfrutta il blocco di Motta, si apre per ricevere il numero 13 della Stella, e Boa finta il tiro, ci ripensa, tira in questo momento da tre punti, sbaglia, Van Comen a rimbalzo, conquista la carambola, serve Davis, vediamo se arriva lo strappo da parte di Timo Aio. Davis batte in uno contro uno con un'esitazione, che movimento da parte di Von Cameron Davis, di mano sinistra trova i due punti, più 12 per Timo Aio. Reale per Eboa, cerca l'alto basso, sfidato al tiro da Van Comen, deve indietreggiare Eboa, uno contro uno, euro step sbagliato, la conclusione da parte di Eboa, Van Comen a rimbalzo, potrebbe già essere un momento decisivo della partita, parte a tutta velocità Simmons, serve Davis, la palla per Maranville, servito Van Comen in post medio contro Felipe Motta, fade away cortissimo, brutta scelta di tiro da parte di Van Comen. Riparte la Stella Azzurra con Zosca, una virata, servito Eboa, si arresta Dutt, cerca di affondare ma viene contrastato da Davis. Maranville, fallo di Felipe Motta che potrebbe essere sanzionato come antisportivo, ma non sono di questo avviso i direttori di gara che adesso si parlano. Rettifica infatti della decisione antisportivo di Motta. Cambi per le due squadre, esce Dutt da una parte, esce Van Comen dall'altra, ecco
ci troviamo a commentare sempre l'atletismo di questi ragazzi, ma ancora una volta decisive davvero sono le triple di Antonio Watson, l'ultima da distanza siderale 9 metri con il giocatore avversario comunque abbastanza vicino, solo il fondo della retina per Watson, che adesso tirerà due tiri liberi, 6-7, 5-5 per Team Ohio. Eh sì, Antonio Watson che adesso è in lunetta sta sicuramente facendo la differenza, questa volta sbaglia il tiro a cronometro fermo, adesso ne ha un altro, pulitissimo il secondo. Ci scusiamo ancora una volta per il problema tecnico, fortunatamente vi siete subito accorti, siete entrati in questa nuova diretta. 68-55, un minuto alla fine del terzo quarto, 68-55 for Team Ohio. Maranville contro Felipe Motta, Maranville prova la penetrazione, buono scivolamento di Paul Eboua, Antonio Watson va da solo, bella palla per Nahil Simmons che però sbaglia, c'è il rimbalzo offensivo di Max Tocchi, due punti per il numero 7 che ha giocato veramente poco quest'oggi, ma questi punti possono essere decisivi, più 15, 5 possessi pieni, Paul Eboua perde palla, la riconquista momentaneamente Felipe Motta, Stocchi per Simmons, c'è il numero 3 di Team Ohio, stoppato però da dietro da Andrea Colussa, stoppato Logan Duncombe, il possesso sarà comunque per Team Ohio, Duncombe a gestire la palla, Maranville tira da 3 punti corto, rimbalzo catturato dal numero 16 maglia bianca, tantissimi minuti sul parquet per Thomas Reale che ha giocato una partita eccellente, adesso rischia di subire il fallo, Felipe Motta la perde, Thomas Reale, passaggio veramente criminale quello del numero 13 per il numero 47 bianco, time out chiamato da coach Korstner, vuole giocarsi questi ultimi 3 secondi 82 centesimi fino alla fine. 3 falli commessi da Team Ohio in questo terzo quarto, 4 invece quelli della Stella Azzurra, di conseguenza potrebbe anche provare una penetrazione, immagino rimetta sul parquet Brandon Haraway per questo ultimo possesso, 4 i falli commessi dal numero 5 di Team Ohio, l'assistant coach chiede spiegazioni agli arbitri, vuole sapere da dove sarà la rimessa, vediamo forse per la prima volta in questo JIT coach Korstner con una lavagnetta in mano a disegnare uno schema, chiaramente con 3 secondi e 8 centesimi e 8 decimi puoi veramente fare più o meno di tutto. Ricordiamo il punteggio 70-55, 70-55 for Team Ohio. Four seconds left in this third quarter. Adesso ci sarà la rimessa sotto di noi che verrà eseguita da il numero 4 Jacob Maranville. Serie di movimenti, vediamo Antonio Watson, è probabilmente saltato lo schema, Simmons la dà sotto a Van Comen, non si capisce con il proprio numero 10, adesso la stella ha un secondo e 5 centesimi per tirare, Reale deve tirare veramente una preghiera, tocca le bandiere, quella belga e quella ceca, finisce qua il terzo quarto sul punteggio di 70-55 per Team Ohio, più 15, 5 possessi pieni, però la Stella Azzurra ha dimostrato di non mollare mai, di essere comunque una squadra che ha voglia di competere fino alla fine. 70-55 at the end of the third quarter for Team Ohio. Ricordiamo il punteggio anche in inglese perché sono tanti gli americani che ci stanno seguendo in questa diretta. Adesso attendiamo le statistiche di questo terzo quarto. Sicuramente Antonio Watson è il miglior marcatore della partita. Andiamo a spanne, però le triple che ha messo sono davvero tantissime. Almeno 5 le ricordiamo per il numero 1 di Team Ohio.
che adesso ha la partita nelle sue mani. E ringraziamo ancora una volta la PL Lissone e tutta l'organizzazione, in primis Andrea Grazioli, che ci hanno dato la possibilità di trasmettere in diretta questa finalissima del 27esimo torneo internazionale juniores Città di Lissone. Non andate via dopo la partita, perché ci saranno le premiazioni. Ecco che sono arrivate le statistiche. Il miglior marcatore della partita è, come vi dicevamo, Antonio Watson, 22 punti per il numero 1. Ce ne sono anche 20 di Von Cameron Davis, 6 su 12 da 2 per Davis, 1 su 5 dalla lunga distanza, e invece Watson è 5 su 8 da 3 punti. Erano proprio 5 le triple che messe a segno dal numero 1 di Team Ohio. Dall'altra parte 18 punti per Paul Eboua, conditi anche da 7 rimbalzi, di cui 3 offensivi, 14 invece di Thomas Reale, 5 su 8 dal campo, 1 su 2 da 2, 4 su 6 da 3 punti per il numero 47. Già in campo Team Ohio con Haraway, quindi subito sul parquet il numero 5, che ha 4 falli sul groppone. Antonio Watson, Matt Van Comen, Jacob Maranville e Von Cameron Davis. Dall'altra parte invece abbiamo Abramo Sanka, Thomas Reale, Yannick Nzousa, il numero 16, Andrea Colussa e infine Paul Eboua. Sanka il capitano della stella, Eboua per Reale, blocco di Nzousa, tiro da 3 punti di Eboua che tocca solo il secondo ferro, poi lo shot clock e quindi palla persa dagli uomini in maglia bianca, recuperata da Team Ohio. I primi, credo, 3 minuti di questo quarto quarto saranno decisivi e fini del risultato finale, perché se non riuscirà a rientrare probabilmente Team Ohio si laureerà campione di questo 27esimo torneo internazionale di Lissone. Tripla di Maranville e timeout chiamato da coach Germano D'Arcangeli. Due modi di allenare totalmente diversi, quelli di coach Germano D'Arcangeli e Jared Costner. D'Arcangeli è sempre arrabbiato, tra virgolette, nel senso buono del termine, con i suoi ragazzi, è sempre pronto a dare dei consigli, e invece dall'altra parte Costner è praticamente uno di loro, è un amico che sta allenando come se fossero al campetto, dà 2-3 indicazioni. Anche questo timeout non ha detto praticamente nulla, sta solamente dicendo come on, come on, come on. Giustamente, quando sei sopra di 18 te lo puoi permettere, difficilmente disegna schemi, difficilmente dà indicazioni tecniche, cerca di spronare i suoi ragazzi. Dall'altra parte invece D'Arcangeli continua a dare appunto indicazioni tecniche, e anche il punteggio naturalmente invita i due allenatori ad allenare in maniera differente. C'è da dire che è sempre tranquillo con questa cicca in bocca coach Jared Costner, sempre sorridente, e i suoi ragazzi percepiscono questa tranquillità del proprio allenatore. Ora il possesso è nelle mani della stella azzurra, solo 6 punti per Jacob Maranville, però forse ha messo la tripla che può mettere la parola fine sul match. Qua Antonio Watson ha cercato l'anticipo ma non ci è riuscito, e Eboua per Zanka contro Haraway, buona difesa del 5. Thomas Reale fa saltare Maranville, ancora Reale al tiro, sbaglia, Matt Van Comen cattura il rimbalzo col suo 2-24, cerca un passaggio impossibile per Antonio Watson, palla persa da Team Ohio. Certo che vedere un lungo di 2-24 che cerca un passaggio full court per uno di 1-87 sta proprio cambiando il basket, anzi è proprio cambiato il basket. Palla sotto per Eboua, 3 su di lui. Hanno capito che è il pericolo numero uno della stella azzurra. Ribalta al lato Zanka per Thomas Reale che tira da 3. Forse c'era fallo sul 47. In qualche modo la tiene via Maranville. Haraway in contropiede. Può schiacciare. Si limita all'appoggio di mano destra. 75-55. 75-55 for Team Ohio. Reale
Pole Bowa contro Von Cameron Davis. Zanka apre il palleggio, rischia di commettere infrazione di passi, sbaglia. Davis a rimbalzo, palla ancora nel numero 6 che la consegna al 4 in maglia nera. Contropiede di Maranville, alza la parabola, non c'è niente secondo gli arbitri, la recupera il numero 16 della Stella, la tocca ancora una volta Haraway, è veramente ovunque il numero 5 di Team Ohio. La rimessa laterale per la Stella con Colussa, si affida a Thomas Reale, arresto e tiro dalla media, sbagliato, va lungo e Bowa lotta come un ossesso sotto canestro, forse subisce qualche fallo, gli arbitri non sono dello stesso avviso. Van Comen cattura il rimbalzo, affida il pallone ad Antonio Watson. Davis si avvicina a canestro, non riesce a trovare il fondo della retina, Reale riparte in contropiede, la apre per Bowa che appoggia il meno 18, 75 a 57 per Team Ohio quando mancano 7 minuti e 15. Coach D'Arcangeli cerca di allungare la sua difesa, Reale mette pressione a Haraway, sale il blocco di Von Cameron Davis, c'è il cambio difensivo, spezza il raddoppio, la palla bellissima per Matt Von Cameron che schiaccia nel canestro il più 20. Zanka per Reale, per Bowa, sfida in uno contro uno, si schianta contro il muro di Van Comen, lotta a rimbalzo tra Maranville e Abramo Zanka, palla a due, la freccia dice Team Ohio, quindi saranno gli americani a mantenere il possesso. Rimessa affidata a Jacob Maranville, si allunga la difesa della Stella, Haraway in possesso di palla, si guarda in giro, cerca un compagno, supera la metà campo in questo momento, arriva il raddoppio di Zanka, Maranville di nuovo per Haraway, cambio di mano, il passaggio per Antonio Watson che sbaglia da tre punti, ma arriva Maranville a cercare una correzione volante, di nuovo Maranville con la palla in mano, ancora Watson, il passaggio nella mano per Simmons, Simmons in area, si appoggia al tabellone, non riesce a trovare il canestro, Van Comen conquista il rimbalzo, fallo fischiato a Andrea Colussa, primo fallo della partita per il giovane italiano. 6 minuti e 16 da giocare in questa finale, 77-57 per Team Ohio, più 20 per gli americani. Simmons in angolo per Haraway, arriva il blocco di Van Comen, cambio difensivo di Insosa, Haraway la passa a Maranville, Maranville in penetrazione, batte facilmente Menalo e va ad appoggiare i due punti, più 22 per Team Ohio. Zanka in palleggio contro Watson, punta l'uomo, adesso è Haraway, di nuovo Menalo per Zanka, Zanka Eurostep, gli tocca la palla a Haraway e recupera il pallone, parte in contropiede Team Ohio, Haraway ferma il gioco, decide di buttarsi dentro, la palla per Maranville, tre punti, a segno Jacob Maranville, più 25 per Team Ohio. Don Cameron Davis dalla panchina fa segno, tutti a casa, tutti a casa, palla persa della Stella Azzurra e siamo veramente vicini all'epilogo, 82 a 57, 82-57 for Team Ohio, 5 minutes at the end. Haraway in possesso di palla, deve solo amministrare gli ultimi 5 minuti di gioco Team Ohio. Maranville, Simmons dal tiro libero, a rimbalzo Van Comen, stoppato fallosamente da Abramo Zanka che nulla può contro i quasi 2,30 m dell'avversario. Pronto già il cambio per Van Comen, entrerà al suo posto il numero 2 Chance Gross.
due liberi per Vancomen, il primo a segno. Due su due, bella la meccanica di tiro per Vancomen, ripetiamo, nonostante i suoi 224 centimetri. Zanca in possesso di palla, 5 minuti in questo momento alla fine della partita, la palla alzata per Nzosa, Simons a rimbalzo, Zanca gli strappa il pallone di mano e deposita nel canestro il meno 25. Vediamo se in questi ultimi 5 minuti i giocatori in campo ci regalano qualche perla di atletismo. Simmons è uno degli indiziati per lo spettacolo, due punti per lui. Leo Menalo per Zanca, arriva il blocco di Nzosa, Zanca si butta dentro, allarga il braccio Simmons e viene pescato in fallo, due liberi per Abramo Zanca. I sorrisi sulla panchina di Timo Aio si contrappongono al dispiacere di tutti i giocatori presenti sul pino della Stella Azzurra. Dicevamo, Torneo di Lissone è una vetrina importantissima, tanti agenti, tanti scout presenti sulle tribune del Palafarè, ma il primo obiettivo sicuramente delle squadre è la vittoria finale, quindi il dispiacere è più che comprensibile per i giocatori della Stella Azzurra. 86-61 quando mancano 4 minuti e 20 alla fine di questa finalissima. Haraway va dietro la schiena, serve Simmons, ancora Haraway, tanto spazio per lui, trova l'uno contro uno, il fallo di Klacek, rimessa dal lato per Timo Aio. Watson probabilmente l'MVP del match, la palla nelle mani di Haraway, sfrutta il blocco di Maranville, l'alzata per Simmons che inchioda due mani nel canestro del Palafarè. Dicevamo qualche highlights, ecco Simmons indiziato e sicuramente non ci ha smentiti, l'alley-oop concluso da lui, partito dalle mani di Haraway, è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Cambio intanto per Timo Aio, esce Chance Gross con il numero 2, entra con il numero 7 Max Stokey. Intanto potenziale gioco da tre punti fermato da Kasper Klacek. Chissà se coach Korsen ci regala ancora qualche minuto di Von Cameron Davis, che ieri ci ha deliziato con un'affondata in contropiede di mano sinistra. Potrebbe offrirci ancora qualche giocata spettacolare. Non dimentichiamo che anche dall'altra parte ci sono atleti di primissimo livello, Abramo Zanca, ma anche Pole Boa, che nel secondo quarto ha fatto vibrare i muri del Palafarè con una bimane in testa al centro avversario. Klacek completa il gioco da tre punti, 88-64 per Timo Aio. Haraway ad amministrare l'attacco americano, Maranville sul lato, ancora in punta per Brandon Haraway, Klacek contro di lui, ribaltellato per Stokey, ancora la palla nelle mani di Haraway, uno contro uno contro Klacek che non può che spendere il fallo, perché quando parte Brandon Haraway in uno contro uno è veramente infermabile, ha un primo passo da far spavento. Time out chiamato da Jared Korsen, probabilmente per tributare la meritata standing ovation ai suoi, vuole prolungare questi momenti di gioia. 88-64 in favore di Timo Aio sulla Stella Azzurra quando mancano 3 minuti e 29 al termine. Noi cominciamo con i ringraziamenti, il primo va sicuramente ad Andrea Grazioli e a tutta la PL che ci hanno permesso, non ci stancheremo mai di comunicarvelo, questa diretta in esclusiva in streaming gratuitamente
per voi qui dal Palafari di Lissone. Sono stati due giorni intensi ma sicuramente piacevoli, quindi il primo ringraziamento va sicuramente ad Andrea, il secondo va a tutta l'organizzazione che in questi due giorni è stata splendida nei nostri confronti, ci ha messo veramente in a nostro agio e ci ha dato tutti gli strumenti possibili per poter trasmettervi, offrirvi queste dirette Facebook sulla nostra pagina. Il terzo ringraziamento va a voi che ci avete seguito numerosi in questi due giorni qui a Lissone, tante interazioni con le nostre dirette che ci sono sicuramente gradite a noi che ci impegniamo ad offrirvi questo servizio che è la nostra passione. Attenzione all'alley-oop per Simmons che non viene completato, si incastra la palla nel ferro. Le risate dei giocatori americani. Ripetiamo, ringraziamento anche a voi che ci avete seguiti. Il quarto ringraziamento, ma forse mi sento di dire il più importante, va alla nostra redazione che giorno dopo giorno produce articoli e contenuti per i nostri social e per il nostro sito basketuniverso.it, che ormai è da due anni testata registrata e quindi a tutti gli effetti fa parte del panorama cestistico di informazione italiano. Esce Brandon Haraway, il pubblico si spella le mani, ovazione per il numero 5 statunitense che ci ha deliziato in questi due giorni con giocate spettacolari. Dicevamo, grazie anche alla nostra redazione, perché senza di loro sicuramente non saremmo riusciti ad ottenere questo privilegio che fa seguito al trofeo Lombardia di quest'estate e all'amichevole tra Varese e Torino seguita in esclusiva per voi. Speriamo, intanto Antonio Watson non si ferma più, tripla per Watson, 25esimo punto. Ripetiamo, speriamo che a queste dirette facciano seguito altre, noi ci impegneremo sicuramente per offrirvi un prodotto di ottimo livello e speriamo appunto che dopo il torneo di Lissone arriveranno tante altre esclusive per voi che ci seguite e ci dimostrate ogni giorno l'affetto e la passione. Menalo intanto a rimbalzo d'attacco, 69esimo punto per la Stella Azzurra, 91-69 quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa finale della 27esima edizione del torneo internazionale di Lissone. Simmons in penetrazione, serve Duncombe, fuori per Watson, passaggio no look per Duncombe, stoppata anche questa spettacolare da parte di Colussa, parte in transizione la Stella Azzurra, ancora Colussa che segue a rimorchio, Menalo si alza a seguire il rimbalzo d'attacco, l'errore di Colussa permette la correzione schiacciata volante da parte di Leo Menalo che oggi forse non ha fatto vedere tutto il suo potenziale, ma stiamo sempre parlando di un playmaker di quasi 2 metri e quindi chi non vorrebbe avere nella sua squadra un giocatore del genere. La palla rubata da Menalo, vediamo, parte in contropiede, la fondata sbagliata però di Menalo, un po' da Shaqtina Full questa giocata, cerca spazio sotto canestro il numero 3 di Team Ohio, Logan Duncombe. L'ultimo ringraziamento in ordine ma non di importanza va al mio compagno di viaggio Alessandro Saraceno che in questi due giorni mi ha accompagnato nella diretta dell'evento streaming qui dal Palafare. Speriamo che sia stato di vostro gradimento il prodotto che vi abbiamo offerto. Manca 1 minuto e 26 alla fine di questa finale. Watson alla rimessa da fondo, la palla per Simmons, il tiro da 3 punti dalla punta è lungo, rimbalzo di Wong che oggi è stato fatto entrare, ieri no, la palla per Menalo,
di nuovo Wang, vediamo con la prova l'assist sotto per Colussa che non riesce a ricevere. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco, la palla in punta per Wang, vediamo se prova il tiro, penetrazione, tiro in controtempo, rimbalzo in attacco di Menalo, non riesce a trovare il fondo della retina, Colussa contende la palla a Stocchi, la palla invece va nelle mani di Watson, in mezzo alle gambe, in penetrazione, l'appoggiata, l'appoggio in rovesciata di Antonio Watson. Concorderete con me, MVP di questa finale. La palla per Menalo, Colussa, la finta di nuovo Menalo dal mezzo angolo a bersaglio. Cambio per Timo Aio, esce Antonio Watson, standing ovation di tutto il palafare. MVP, MVP dagli spalti, e pensiamo sia meritato questo coro per il giovane numero uno di Timo Aio. Davis, mancano 30 secondi alla fine, è tutto pronto per la consegna del trofeo a Timo Aio. Stocchi in punta, Simmons sul lato contro Menalo, Davis dalla punta si arresta, tiro da tre sbagliato, rimbalzo di Klacek, trova il pallone Duncomb, lo apre, intercetto di Menalo che nelle sue mani si spegne questa 27esima edizione del torneo internazionale juniores qui dal palafare di Lissone. Si laurea quindi campione il Timo Aio, che vince per 93-73 la finalissima contro la Stella Azzurra, che comunque ha onorato la finale per 40 minuti. Un primo tempo molto equilibrato, nel secondo tempo invece Timo Aio ha comunque legittimato la vittoria finale. Ora ci sarà lo spazio per le premiazioni, con la coppa che si alzerà nelle mani di Timo Aio. I festeggiamenti da parte della squadra americana continuano, con coach Costner a fare da capo ultras. Rimanete con noi, seguiremo live anche la premiazione. Tutti i ragazzi presenti qui al palafare, 16 squadre, ricordiamo, che hanno preso parte a questa manifestazione che ormai è giunta alla 27esima edizione, non smette mai di offrire spettacolo. Per 93-73
conducendo dal primo all'ultimo minuto. Di statistiche di questa finale ovviamente spiccano di 27 punti di Antonio Watson con un fantascientifico 10 su 15 dal campo, 6 su 10 da 3 punti. Sono state le sue triple ad aver condannato la stella azzurra durante tutto il match. 20 punti sono anche quelli di Cameron Davis, a cui aggiunge 6 rimbalzi e 5 assist, 7 su 19 dal campo. Positiva anche la prova di Brandon Hathaway, che chiude in doppia-doppia, 27 di valutazione, 16 punti, 15 rimbalzi, 7 falli subiti. Insomma, il trio delle meraviglie di Team Ohio, Watson, Hathaway e Davis, non ha sicuramente deluso anche in questa finale. Dall'altra parte, 20 punti per Cole Bowa, 9 su 17 dal campo e 8 rimbalzi, 21 di valutazione. Un po' deluso invece il suo compagno Ramazzacca, che chiude sì a 12 punti, ma solamente 5 su 10 al tiro, ed è stato sorpassato nel confronto personale con gli esterni di Team Ohio. 14 anche per un positivissimo Thomas Reale, che ha messo a segno 4 triple su 7 tentative. Vediamo intanto l'allestimento delle premiazioni da parte di tutto lo staff del GIT, che in questi 4 giorni non ha mai chiesto di lavorare incessantemente per offrire un prodotto di altissima qualità, che da 27 edizioni si protrae qui a Lissone. Da qui sono passati giocatori di altissimo livello, una string italiani, Gandinari, Capome, Aradori, Farniani, tutti sono passati dal parquet del Parafare di Lissone e hanno disputato il torneo di Lissone con le loro squadre giovanili. Anche tanti elementi di questa gestione dell'NBA, abbiamo citato in apertura di diretta al Charlie, oggi con i Los Angeles Lakers, con Peramanti, giocatore di tanti anni in NBA con la maglia dell'Atlanta Hawks, vincitore nel 2017 dell'Eurolega con il Fenerbahce prima di ritirarsi. Chissà se in questi giorni qui, tra qualche anno, potremmo dire che da qui sono passati chissà i talenti che popoleranno i campi dell'Europa e magari anche dell'NBA. Qualche secondo di attesa per le premiazioni. Veramente tanta gente è corsa quest'oggi qui al Palafare di Lissone. Non finiremo mai di ringraziare l'organizzazione in nome di Andrea Grazioni, che ci ha permesso di effettuare questa diretta in esclusiva per voi. Sentiamo veramente dei privilegiati, noi che tutto il giorno ci sforziamo di offrire un prodotto su basketuniverso.it e sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Ci troviamo qui a commentare tante volte dei giocatori incredibili. E ci sentiamo ancora una volta onorati di poterlo fare in esclusiva per voi. Adesso sarà lo speaker del torneo ad annunciare prima i premi individuali, poi consegnerà la coppa nelle mani di Team Ohio, che anche quest'anno è riuscita ad avere la meglio di tutte le compagini presenti al torneo. Ricordiamo Team Ohio, protagonista ragazzino, ricordano la finale del 2008, a quell'epoca svolta già 10 anni fa all'attuale Palacanti di Monza, con Team Ohio che prevalse di un punto contro la Casal Pusterlengo di Gallinari, Aradori, Moletti, Simoncelli, tutti i giocatori che oggi hanno una grande carriera a livello professionistico.
passa persone che quell'anno hanno, sono accorse ad assistere alla finale, ed è solo un esempio di quello che il torneo di Vissone in tutti questi anni ci offre e ci ha offerto anche quest'anno. Ancora qualche secondo di attesa, vediamo in esclusiva i premi individuali di questo 27esimo torneo internazionale junior di Vissone. Ancora tanta gente qui al palaparetto, credito veramente in ogni ordine di posto. Il palazzetto che viene normalmente per tutto l'anno a giocare qui la PL Vissone, che esprime nella sua massima attività ciclistica una serie di gold con la prima squadra, ma nella settimana di Pasqua si riempie di appassionati, di ragazzi, di addetti ai lavori che accorrono in massa qui per assistere al torneo internazionale di Vissone. Sembra tutto pronto per le premiazioni. Adesso lasciamo la parola allo speaker del torneo. Bene, signore e signori, siamo pronti con la cerimonia di premiazione. Mi sentite? Mi sentite anche qui? Molto bene. Grazie a tutti, innanzitutto. Grazie a tutti per essere qui. E facciamo solo questo applauso. Facciamo solo tutti insieme, prendiamocelo. Subiamocelo, prendiamocelo. Il valore assoluto di questo torneo sono le persone che sono qui sul campo, vedremo voi nominate, che siete voi tutti intorno, e io mi permetto, anticipo forse un messaggio che darà il Presidente, di chiedervi un grande applauso per le famiglie che ogni anno ospitano quest'anno quasi 100 ragazzi che sono stati aiutati dalle famiglie. Sono loro con i tre necessari a questo torneo. Grazie di cuore, grazie a questa mente del mondo. Cominciamo allora salutando il Reggio Pedro, che è assessore allo sport e all'istruzione della città di Vissone. Buonasera a tutti. Ancora una volta questo torneo è un grande successo e merito degli organizzatori, a cui va il mio ringraziamento, qui anche con l'amministrazione comunale. Un altro ringraziamento a tutte le famiglie che hanno ospitato così tanto ambiente, non è stato facile. E chiudo brevemente questo mio intervento con una nota personale. Porto i saluti tutto il torneo da parte di mio figlio Federico, che allena in Bamberg in Germania e che è stato uno dei primi organizzatori di questo torneo. Non può essere presente evidentemente perché la sua squadra ha giocato ieri l'anno Pasqua. Saluto a tutti gli amici ieri, che sono anche gli amici di oggi, e rinnova gli auguri per tanto tanto tempo di questo torneo. Grazie. Grazie. Noi vogliamo come organizzatori della società ringraziare anche qui con applauso la città di Vissone, l'amministrazione comunale di Vissone, e anche grazie a loro a supporto, a contributo, la vicinanza, vicinare il giusto di settimane invece di prima di preparazione del torneo, tutto questo possibile. Allora vi chiedo di salutare con un applauso il sindaco della città di Vissone.
Io sono come ogni anno per me una felicità essere qui tra voi. Vi porto i saluti di tutta la città di Rissone, che veramente in questa occasione vi porta di essere una città ospitale, una città sportiva. Grazie a Piente, a tutti i volontari, a tutti i dirigenti, perché sono fantastici. Perché ogni anno riescono a con grande entusiasmo e una grande passione a organizzare questa bella festa per tutto lo sport e soprattutto per la pallacanestro. Noi come città ci siamo, è vero, è lungo il percorso dell'organizzazione, però facciamo il possibile, ci siamo sempre, perché credo che davvero sia un grande valore per la nostra città. Grazie a tutti i cittadini e hanno potuto dimostrare questa grande capacità di accogliere. Grazie. Grazie sindaco, presidente Pavolella, consiglia. A nome di tutti noi, una domanda plurale al sindaco. Grazie. E approfitto della presenza qui di Pavolella, allora ho finito di facciare il sindaco, per dargli la parola e portare a tutti voi il saluto della presentazione della Pallacanestro Rissone. Buonasera a tutti e ciao a tutti. Anche questa 27ª edizione del Torneo Nazionale Città di Rissone scelte con il trofeo Gardi, c'è il precedente concluso al Torneo di Rissone. Desidero ringraziare il sindaco e la presentazione di Rissone, Reggio Perio, assessore allo sport del Comune di Rissone, il Comune di Perio che ci ha aiutato, la società di Fasta di Sareto che ci ha aiutato anche loro a organizzare le partite, la nostra regione Lombardia che purtroppo non c'è la stagione alternativa, sono ancora lo stesso, i titolari di Attica Calvi, grazie ancora di cuore che è la settima armata che ci sente, grazie a voi, un applauso. Tutti gli sponsor, tutte le famiglie ospitanti che ha già dimenticato il nostro speaker, i membri del nostro fantastico staff, tutti quei meravigliosi ragazzi che ci hanno aiutato, che dopo lo vedrete tutti come ospitanti, che per tanti mesi hanno lavorato solo per presentarvi ancora una volta un momento ricchezza della nostra direzione. Veramente in noi uno, complimenti a Camillo, complimenti a un grande a tutte le famiglie e tutti quelli che hanno partecipato. Arrivederci al 2020. Grazie a tutti di cuore. Allora noi vediamo i grandi applausi di tutti per salutare i membri dello staff, i membri dello staff che siamo qui tutti sulla pedana, sul palco, sono loro che guardiamo la piano e fanno bianca. Sono una rappresentanza di tutti quanti. Giorno e notte, non è una cosa di dire, giorno e notte hanno lavorato, hanno sudato, hanno pregato per l'organizzazione e la realizzazione di questo torneo. Signori, non sto sentendo l'applauso, eh? Quando dico giorno e notte, veramente. Thank you.
Marco Grassi, il capo allenatore ABL, e Paolo Dorda, già presidente ABL, qui a premiare. Paolo Dorda, ecco qui la presidente ABL a premiare, Pia Seco, due squadre, 15esima classificata sulle nostre, ABL con tutte e ABL in divisione. Thank you.
primo anno e niente, volevo rappresentare la mia chiesa,
Thank you for having us here. Great time, great experience.
First, I'd like to say congratulations to Team Ohio and to Stella Zuri. Also, Randy, the mayor, and the whole committee. This is by far one of the best events that we've ever been in the upcoming year. This is the 10th time in a row that the Toronto has been represented here. We're grateful to you for that time. Congrats to you. Grazie.
l'Ucraina con la media pianta, perché era uno dei pilastri dell'organizzazione, e a lui e al suo nome voglio un applauso a tutti, grazie. Siamo Francesco Piola, uno dei migliori premier della storia della Piola, tra l'altro, e con Francesco è stato molto politico, è stato incluso tanti momenti anche nell'organizzazione del torneo a premiare il giocatore più completo. Mosco Big Player, il giocatore più completo, è anche lui il giocatore della Stella Azzurra, che oggi ha fatto tremare il tabellone e ha fatto stoppare le anelle, e lui, Thank you.
della città di Pistone, a premiare la seconda squadra classificata, ecco la riga del trofeo. È un regalo spettacolo, sono una delle formazioni di parte del palmarès, una delle più importanti d'Europa, avete visto il livello del talento dei singoli giocatori del collettivo, è stato un onore avere con noi, salutiamo con grande applauso a Stefano. Io chiedo un grande applauso a tutti voi per ringraziare
Questo è il
Antonio, il capitano Antonio Watson.